Mostra dell'artigianato artistico di Guardiagrele, dall'1 al 20 agosto, opere di 100 artigiani che saranno protagonisti di questa 44esima edizione. La mostra è di interesse nazionale, ma soffre ancora di un sostegno finanziario certo da parte della Regione. Il presidente Gianfranco Marsibiglio si dice però ottimista. Abbiamo realizzato con la Regione Abruzzo tante belle iniziative, siamo stati a Bruxelles, siamo stati a Santiago di Compostela, ad Artò a Torino, insomma manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale. Oggi si intravede un po' di luce, quindi spero che l'anno prossimo potremmo realizzare una mostra con maggiore tranquillità. Ed in questo senso l'assessore Silvio Paolucci garantisce la massima attenzione della Regione, pur non dimenticando la difficile condizione di bilancio recentemente certificata dalla Corte dei Conti, ma è consapevole del ruolo che la Regione stessa ha riconosciuto all'ente di centro d'eccellenza dell'artigianato artistico. Bisognerà spingere in tal senso e ovviamente cogliere anche l'aspetto formativo che può dare e renderla ancor più di livello nazionale, quale già è, ma dare una contribuzione ulteriore in tal senso. Eva Miccoli, assessore del Comune di Guardiagrele, quanto è veramente importante l'ente mostra questa attività svolta tutto l'anno ormai per la città? È fondamentale perché Guardiagrele nel periodo estivo veramente diventa fulcro non soltanto da un punto di vista dell'artigianato artistico, ma anche da un punto di vista di richiamo dei turisti per le bellezze naturali e architettoniche. Qual è il punto di forza di questa 44esima edizione? Più di 100 gli artigiani che hanno chiesto di partecipare alla mostra e la qualità dei pezzi. Finalmente gli artigiani abruzzesi hanno capito che la mostra deve essere una vetrina, non devono venire alla mostra per vendere, ma devono venire alla mostra per far vedere il meglio della loro produzione artigianale.